Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 7 febbraio, ricordiamo Santa Coleta. Ascoltiamo. Nicolette Boilet nasce a Corbie il 13 gennaio del 1381, dopo che i suoi anziani genitori invocano a lungo San Nicola per il dono di un figlio. Il suo nome è il segno di riconoscenza verso San Nicola di Bari. Sarà conosciuta col diminutivo Colette e riformerà l'ordine delle Clarisse del XV secolo. Il lavoro del padre, era mastro falegname presso i Benedettini, le permetteva di conoscere da vicino il loro mondo, del quale la affascinava in particolare la celebrazione liturgica. Una mattina, infatti, all'età di 7 anni e all'insaputa dei genitori, partecipa al mattutino cantato dai Benedettini. Verso i 18 anni rimase orfana, ma suo padre, prima di morire, l'affidò all'abate di Corbie. Molti erano i giovani che la corteggiavano, ma lei, che si era consacrata giovane al Signore, gli chiede di nascondere la sua bellezza. E in pochi istanti il bel colorito del suo viso diventa pallore. Iniziò a frequentare delle beghine del monastero benedettino e poi le Clarisse di Moncel, presso le quali divenne suora laica. Colette però avvertiva una profonda insoddisfazione spirituale e, su consiglio del padre francescano Servante Pinet, decise di indossare l'abito francescano del Terzo Ordine e di vivere in un reclusorio presso la chiesa di Santo Stefano a Corbie. Durante questa sua reclusione, Dio si fece presente con segni tangibili. In una visione, San Francesco e Santa Chiara le manifestarono il desiderio di riforma dell'ordine, ma lei, credendo fosse un'illusione del demonio, non l'ascoltò. Dio allora le inviò nuovi segni. Le tolse la vista e la parola. Da questo momento non rimase più indifferente ai segni divini. Colette venne interpellata come riformatrice dinanzi al dilagare della corruzione della vita religiosa. In questo periodo del grande scisma d'Occidente, con l'aiuto di padre Enrico di Bohm, il 14 ottobre del 1406 a Nizza venne presentata a Papa Benedetto XIII. Il Papa le conferì l'abito di Santa Chiara e il velo e la nominò badessa di tutti quei monasteri che avrebbe fondato e riformato. Santa Colette incontrò non poche difficoltà e gli stessi concittadini erano stanchi dei suoi continui cambiamenti. Divenne badessa del monastero delle Clarisse di Besançon, dove erano rimaste solo 2 monache. Nelle Costituzioni di Colette, approvate da Papa Pio II nel 1458, c'era il desiderio di attenersi al pensiero di San Francesco e di tornare alla regola di Santa Chiara. Questo porterà le sue religiose ad una pratica fervente della povertà, rinunciando a proprietà e rendite e vivendo solo di elemosina. Le sue comunità riformate presero il nome di Clarisse Collettine. Nel 1538 le Costituzioni di Santa Coletta vennero assunte dalle Cappuccine. La sua vita è sempre stata favorita da interventi divini, visioni, estasi, profezie. Compì molti miracoli, ma umilmente affermava: «Solo la fede fa il miracolo. Io sono solo uno strumento nelle mani di Dio». Quando possibile, si confessava tutti i giorni e nelle sue comunità introdusse la pratica delle 3 Ave Maria alla fine di ogni ufficio liturgico. La pratica era uno scudo contro la triplice concupiscenza, cioè il triplice desiderio rivolto alla carne, agli occhi e alla superbia della vita. Intervenne anche per l'unità della Chiesa, cercando di far abdicare l'antipapa Felice V. Ci riuscirà con la sua morte, avvenuta a Gand il 6 marzo del 1447. Aveva 63 anni. Dopo la sua morte, sul suo volto ritornerà il colorito che aveva da ragazza. Secondo il suo desiderio, venne sepolta senza sudario e senza bara,
nella nuda terra del cimitero di Gand. Fu beatificata nel 1623 e canonizzata da Papa Pio VII nel 1807. Santa Coleta è stata una grande, grandissima riformatrice. Mi piace usare questo termine perché esprime tutta la carica della sua energia e della sua intenzione. E lo dico anche con soddisfazione, perché ai giorni nostri sembra che trovare una donna riformatrice sia un po' una novità, un caso eccezionale. E sembra che bisogna guardare al futuro, perché la donna deve ancora emanciparsi per poter permettersi di essere riformatrice. E invece no, nella storia della Chiesa troviamo soprattutto donne che hanno avuto la capacità di portare novità, di portare un vento di freschezza, e lei è stata una di queste. Che cosa vuol dire riformare? Un po' restituire la forma, qualcosa che ha perso la sua essenza viene riportata allo splendore dell'inizio. E questa era un po' la sua intuizione, c'è una bellezza che è stata persa, una bellezza che prima c'era e deve tornare a splendere così come era all'inizio. E lei applicò questo in tanti campi, soprattutto nel monastero dove era, cercando di ripristinare la bellezza dell'uguaglianza tra tutte le sorelle. Allora facciamoci ispirare da questo. L'emancipazione può portare in altre strade, ma forse non è necessaria così come la intendiamo noi, e che sia una cosa del futuro. Ma ci sono state tante donne anche nel passato che hanno saputo, ecco, essere protagoniste della vita della Chiesa e della società. Allora chiediamoci qual era il segreto di queste donne, cosa avevano in più delle altre, in un tempo anche forse più difficile per una donna per fare una proposta e per avere un ruolo importante. Affidiamo quindi tutte le donne affinché possano essere riformatrici alla intercessione di Santa Coleta, con la certezza che da sorella maggiore saprà accompagnarle e custodirle. Santa Coleta prega per noi.